Oh, gloria al Signore, la correzione, come dicevo, è un segno dell'amore di Dio. La correzione è un segno che siamo figli di Dio, perché il Padre corregge il figlio che ama. Il Padre corregge i figli che ama. Amen. Ma se tu non ti sottometti, non accetti la correzione di Dio, tu non sei un figlio, ma come dice in Ebrei, sei un bastardo, sei un ribelle, sei un ingrato. Allora la correzione è un segno che noi siamo figli di Dio. I veri uomini di Dio si sottomettono alla correzione dell'Onnipotente. Beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, dice qui. La correzione, fratelli, è un segno dell'amore di Dio, perché il padre che ama i suoi figli li deve correggere. Allora la correzione è per il nostro bene. Amen. Affinché diventiamo partecipi della santità di Dio, della gloria di Dio. Amen. Della, oh alleluia, della divina presenza di Dio. Amen. Beato l'uomo, dice qui nel Salmo 94:12, beato l'uomo che tu correggi. Amen. Vuoi essere beato? Sottomettiti alla correzione di Dio. Vuoi essere beata? Sottomettiti alla correzione di Dio. Se Dio ti corregge, non ti rattristare, non ti arrabbiare, non ti ribellare, ma se il Signore ti vuole correggere, sottomettiti, ringrazia, adora, umiliati e Dio ti innalzerà in un nuovo livello spirituale per la sua gloria, perché chi si abbassa sarà innalzato. Dio eleva gli umili, Dio innalza quelli che si sottomettono, Dio porta in alto quelli che accettano la sua correzione. Amen, alleluia. Perciò, cari, noi dobbiamo sottometterci alla correzione di Dio. Amen. Questo è il punto focale di questa riflessione. Io non avevo in mente di parlare di questo, ma è Dio, per la sua gloria, che mette la sua parola sulle mie labbra, di sottometterci alla correzione dell'Onnipotente, non di un uomo, non di un ministro, di una organizzazione ecclesiastica o religiosa, qualsiasi essa sia, ma la correzione del Padre. Amen. Alleluia. Affinché noi possiamo vivere, quanto più ci dobbiamo sottomettere alla correzione del Padre per vivere. Amen. E per trovare riposo. Amen. Nei giorni dell'avversità. Dice: beato l'uomo che tu correggi, o Eterno, e che istruisci con la tua legge. Fratelli, quanto c'è bisogno che Dio ci corregga, ma anche che il Signore ci istruisca. Il Signore ci istruisca, ci insegni, ci dia veramente il giusto insegnamento che abbiamo bisogno. Qui parla, cari nella grazia, di una educazione spirituale. Abbiamo bisogno che il Signore ci istruisca. Ecco perché mediante la parola Dio ci istruisce. Mediante lo Spirito il Signore ci insegna, ci guida, ci educa. Amen. Alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, completo, pienamente fornito, alleluia, per ogni buona
opera. Perciò vogliamo sottometterci alle correzioni dell'Onnipotente. E come dice qui nel Salmo 94, verso 13, per dargli riposo nei giorni dell'avversità, se tu ti sottometti alla correzione di Dio, all'istruzione di Dio, tu troverai riposo in mezzo all'avversità, anche se il mondo sarà travagliato, anche se altri saranno nella tempesta, anche se alcuni saranno sconvolti dalle circostanze, tu troverai il riposo. Il riposo ci parla di una pace, di una sicurezza, di una fiducia che non permetterà che tu crolli, non permetterà che tu cadi, che tu anneghi, ma nella tempesta o nell'avversità o nella difficoltà il Signore ti darà riposo, perché tu appartieni a Lui, perché tu sei un vero figlio, una vera figlia di Dio, un vero servo, perché tu ti sottometti alla Sua volontà e tu troverai riposo mentre è preparata una fossa per l'empio. L'empio sta andando verso la fossa. Gli empi purtroppo stanno andando verso la morte. Gli empi vanno alla condanna, ma noi abbiamo un riposo. Alleluia, grazie Signore. Abbiamo una fiducia, una sicurezza. Sottomettiamoci al volere di Dio, alla correzione dell'Onnipotente, all'istruzione del Signore e della Sua santa parola. Oh, alleluia. Salmo 94, verso 14, dice ancora: poiché l'Eterno, ascoltate, l'Eterno non ripudierà il suo popolo. Amen. Il Signore non ripudia il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità. Ma ti voglio dire, tu devi avere la certezza che sei parte del popolo di Dio, perché il Signore non ripudia il suo popolo. Salmo 94, verso 14. L'Eterno non ripudia il suo popolo. Il popolo del Signore non sarà mai ripudiato, abbandonato. Il popolo del Signore avrà sempre l'aiuto del Signore, ma tu e io, ascolta, dobbiamo avere la certezza che siamo parte del popolo di Dio. E per far parte del popolo di Dio non basta semplicemente dire io sono evangelico. Anche Satana può dire io sono evangelico. Ascolta, è la verità. Come quando predico nelle strade. Anche un mafioso può dire io sono cattolico, ma può dire anche sono evangelico. Anche un mafioso può dire sono evangelico. Anche il diavolo può dire sono pentecostale. Anche Lucifero può dire sono un profeta, ma che il Signore lo sgridi. Noi dobbiamo essere il vero popolo di Dio. Alleluia. Non chiunque, fratelli amati, sorelle care nella grazia, non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa. Questa è una piccola parola, ma di un grande ed essenziale contenuto, un grande significato, un significato essenziale. Ma chi fa. Fa, F-A, amen, verbo fare. Noi dobbiamo fare, non basta solo dire, amen, evangelico, pentecostale, pastore, profeta, missionario, evangelista, non basta solo dire, dobbiamo fare, amen, la volontà di Dio. Alleluia, 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 ricevi la correzione dell'Onnipotente. Oh, la shamakaya, per il tuo bene, uomo, per il mio bene, per il mio, io ricevo la correzione.
Amen, alleluia. Noi dobbiamo fare, amen, fare la volontà del Padre, fare, alleluia, la volontà del Signore, vivere la parola, vivere nello Spirito, vivere nella consacrazione, vivere nella santificazione, vivere nella luce, vivere nell'amore. Oh, alleluia, dobbiamo praticare la parola del Signore, non essere solo un uditore dimentichevole, un evangelico nominale. Tu devi essere un vero uomo di Dio, amen, una vera donna di Dio, un uomo spirituale, una donna santa in Cristo Gesù, nuove creature, amen, a Dio la gloria. Perché il Signore non ripudierà il suo popolo. Qui non dice il Signore non ripudierà gli evangelici, il Signore non ripudierà i pentecostali, no. Ma il Signore non ripudierà il suo popolo. Tu e io dobbiamo essere il popolo dell'Eterno. Il popolo ci parla di una identità. Noi siamo il popolo di Dio, cioè abbiamo un'identità. Un'identità spirituale, siamo il popolo. Amen. O siamo il gregge del grande pastore Gesù Cristo. Siamo, possiamo dire, la famiglia di Dio, la discendenza del Messia. Alleluia. Ecco perché su di noi ci deve essere l'unzione, la virtù, la santità, l'integrità. Mio Signore, aiutami, voglio dire anche per me, Signore, aiutami a non essere solo un parlatore, un predicatore, ma essere un uomo che vive, che pratica, che realizza, oh alleluia, che compie. Non voglio soltanto dire le parole, le voglio fare. Amen, tu hai bisogno di fare, io ho bisogno di fare la volontà del Signore. Oh, alleluia, per essere popolo del Signore. Amen. Che il Signore non ripudierà. A Dio la gloria. Il Signore non ripudierà il suo popolo. Amen. E non abbandonerà la sua eredità. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Ma il giudizio ritornerà alla giustizia. E tutti i retti di cuore lo seguiranno. Vedete, il Signore vuole che noi siamo retti di cuore, integri di cuore, puri di cuore. Oh Signore, aiutaci Spirito Santo, essere sinceri di cuore, umili di cuore, ripieni di Spirito Santo nel cuore. Alleluia, ripieni della parola di Dio nel cuore. I retti di cuore lo seguiranno. Amen. Se tu vuoi seguire Cristo, tu devi essere retto di cuore, cioè devi avere un cuore diritto, non un cuore storto. Un cuore storto, un cuore che va di qua e poi va di là. Vai dove ti guida il cuore, no. Vai dove ti guida lo Spirito Santo. Amen. Noi dobbiamo essere diritti di cuore, retti, integri di cuore, con l'aiuto del Padre, nel nome di Gesù Cristo. Allora noi possiamo seguire il Signore. Salmo 94, 15, la seconda parte. Tutti i retti di cuore lo seguiranno. Amen. E poi voglio finire con questo verso, poi a Dio piacendo continueremo questa sera, gloria a Dio piacendo. Amen. Alleluia. Vi invito già, gloria a Dio, piacendo al Signore, verso le 22:30, 22:45. Amen. Avremo una continuazione di questo salmo, piacendo al Signore, o quello che Dio metterà nel nostro cuore. Amen. Alleluia. Dice al verso 16, Salmo 94, 16. Chi si leverà per me contro i malvagi? Qui il Signore fa una chiamata.
chi si leverà, cioè chi si alzerà, chi si metterà in prima linea contro i malvagi. Amen. Chi si alzerà per me, dice il Signore. Chi si alzerà per me? Noi dobbiamo alzarci per Cristo, per la causa di Cristo, per la parola della verità, contro i malvagi. Alleluia! Il Signore chiama il suo popolo, i suoi servi, i suoi figli e figlie, i suoi. Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Il Signore ti sta chiamando ad alzarti per Lui, a favore di Lui, a favore della sua causa, della sua parola, dell'Evangelo, della testimonianza contro i malvagi, contro i demoni, contro le tenebre. La Chiesa si deve ergere, si deve, oh alleluia, elevare contro la malvagità. Signore, aiutami, aiutaci, aiuta i miei fratelli, Padre. Nel nome di Gesù, aiuta le mie sorelle. Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Il Signore ti sta chiamando a metterti dalla sua parte, a scegliere, ad essere un soldato di prima linea. Vai nella prima linea, non rimanere dietro nascosto, ma andiamo nel campo di battaglia con la potenza della parola di Dio. Amen. Chi si metterà dalla mia parte, dice il Signore, è Cristo che ti chiama, non è un uomo, non è una religione. Ci sono tante religioni che sono tutte false. L'unica verità è Cristo, Cristo, Gesù, il Figlio di Dio, la parola di Dio. Amen. E noi dobbiamo metterci dalla sua parte. Scegliete oggi chi volete servire. Amen. Ma come disse un uomo di Dio del passato, quanto a me, alla mia casa, noi serviremo il Signore. Amen. Signore, ti ringrazio per questa parola, questa esortazione, questo richiamo. Signore, grazie per questo messaggio di verità. Alleluia. Ti prego ancora di illuminare ogni cuore, Signore, ogni anima, ogni persona, ogni vita che ha ascoltato. Signore, dai coraggio ai fratelli e alle sorelle di mettersi dalla tua parte in favore della giustizia, in favore della verità, in favore di Cristo. Alleluia, Padre, per la tua gloria, Signore. Siamo qui. Vogliamo essere soldati coraggiosi. Vogliamo essere, oh, guerrieri nello spirito. Vogliamo essere, Signore, ambasciatori per Cristo. Signore, ungici, riempici, rinforzaci nelle profondità, così tutti i fratelli, tutte le sorelle ricevano, Padre, adesso la tua presenza nei loro cuori, la potenza, l'unzione per alzarsi come un esercito nel nome di Gesù Cristo. Oh, alleluia, prendi forza nel nome di Gesù Cristo, prendi l'intera armatura di Dio, alleluia, l'autorità di Dio nel nome di Gesù Cristo, e vai avanti. Vai avanti, Chiesa, nella chiamata di Dio, in questa alta e superna vocazione, alleluia, della chiamata della gloria di Gesù Cristo. Vai avanti, perseguendo la giustizia, perseguendo la verità, perseguendo Cristo. Alleluia, il dono ineffabile di Dio. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Oh, alleluia, ti adoro, Signore, per la tua parola. Vogliamo dire che per noi è un onore servire te. Oh, alleluia, grazie. Riempi, Signore, fai traboccare i miei fratelli, le mie sorelle, la mia vita, la nostra vita, mia Hamasharia, mia moglie, Signore. Fai, alleluia, traboccare l'unzione dello Spirito Santo sulle nostre famiglie, che possiamo essere dei combattenti per la fede, nel nome di Gesù, con le armi dell'amore,
con le armi della saggezza, con le armi della preghiera, Signore, siamo qui, Spirito Santo. Oh, nel nome di Gesù, dai potenza, alleluia, è un onore per me appartenere a te. Oh, alleluia, è un onore per me servire te, mio Re. Alleluia. Donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te. Oh, alleluia, è un onore per me appartenere a te. Mai, è un onore per me servire te, mio Re. Sì, Gesù, alleluia, donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te. Diglielo, Gesù, alleluia, Gesù Cristo, Signore della gloria, è un onore per me appartenere a te. Ci umiliamo, Signore, davanti a te, è un onore per me servire te, mio Re. Signore, ci rifugiamo in Cristo, alleluia, donarti tutta la mia vita, servirti finché non sia finita, è un onore per me adorare te. Oh, alleluia, adorare Gesù, alleluia, adorare te, amen, alleluia, sì, Signore, adorare il Re dei Re. Signore, vogliamo adorarti ogni giorno della nostra vita. Signore, dacci la forza ancora, grazie che tu ci dai la forza di essere facitori della tua parola. Signore, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti benediciamo nel nome di Gesù Cristo, che questa dolce comunione, questa forte unzione, Padre, questo fuoco dello Spirito Santo rimanga con ognuno di noi fino al ritorno del tuo amato figliuolo. Padre, andiamo avanti guardando solo te, amando solo te, adorando, ubbidendo solo a te. Signore nostro Gesù Cristo, benedetto in eterno, amen, che la pace, alza le tue mani, che la pace del nostro Dio, amen, la potenza di Gesù Cristo, suo Figlio, alleluia, e l'unzione, il fuoco dello Spirito Santo rimanga con te, da ora in eterno, nel nome di Gesù. Benedetto e glorificato in eterno. Alleluia, 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 alleluia.